Com'è andata questa prima edizione del Missione Cerea Online? Allora, è stato sicuramente un primo esperimento, però molto molto interessante. Tra l'altro, secondo me, ha dato anche nuove opportunità che magari con la residenziale non erano possibili. In primis, insomma, l'ho fatto presente anche più volte. Secondo me il fatto di poter fare dei compitini in itinere, cosa che comunque con la residenziale non è possibile, secondo me è stato molto molto utile perché abbiamo avuto modo proprio di toccare con mano che cosa significa poi mettere in pratica quello che abbiamo appreso. Quindi, secondo me questo è stato sicuramente un punto di forza importante, anche il fatto di avere un supporto cartaceo, cioè quindi la possibilità di avere comunque delle slide disponibili da poter rivedere. Parlo almeno per me, cioè a me il supporto cartaceo, soprattutto quando le rivedo, quando le ascolto, cioè mi è molto utile e credo che comunque sia utile alla maggior parte di noi. Quindi questo sicuramente è un altro punto di forza. E poi secondo me è stato anche un modo per diciamo, avere idea di quello che è anche lo smart working, no? Perché comunque lo smart working è una cosa che dopo questa emergenza si è ancora di più diciamo, sedimentata. Quindi secondo me anche il fatto di, perché magari delle volte uno dice sto dall'altra parte dello schermo, mi sento un po' più fuori da tutto il contesto, invece secondo me bisogna un pochino abbattere questa barriera. In realtà è esattamente, cioè almeno per me io ho avuto la cognizione di essere in una stanza insieme a tutti quanti e quindi io veramente voto 10 e lode, veramente, veramente un'ottima impressione, oltre ovviamente la grande preparazione che ci dà questo corso, la grande formazione e la grande possibilità poi di poter accedere a tanti altri corsi che permettono di ampliare la conoscenza sul mondo della ricerca clinica, che è veramente molto molto vasto. Io non pensavo, perché non ho mai avuto modo di approcciarmi a questo mondo, veramente molto molto interessante. Quindi grazie per questa opportunità che ci avete dato, grazie Grazie, grazie a voi, grazie a voi. Com'è veramente. andata questa prima edizione del Missione Cerea Online? Infatti non ho avuto alcun dubbio quando, diciamo, il corso residenziale è stato convertito in quello online, quindi nella bontà e nella qualità diciamo, di questo corso. Ci sono comunque dei vantaggi e delle cose in più, come il fatto di fare compiti, di fare dei lavori di gruppo, che io ho apprezzato molto perché ha permesso comunque di creare delle relazioni umane, quindi relazioni, diciamo, molto intense, le persone che fanno parte del gruppo, e quindi conoscersi anche più a fondo, diciamo, nonostante siamo in smart working, quindi anche io le 10 lode a questo corso. Bene, grazie. E ovviamente tutti i complimenti a voi trainers, sia a te Stefano che Carla, che siete Bene, eccezionali. grazie. Sì, anch'io Salvatore. Stefano, mi associo. Più che altro il fatto di essere stato, quando ho scoperto che il corso sarebbe stato online, è stato quel quid in più che mi ha fatto proprio decidere di iscrivermi. Quindi ho avuto 10 lodi, sia da parte di Carla, tu, anche Simona, proprio tutto, veramente. Grazie. Grazie a voi ragazzi. No, ad essere onesto, cioè, prima del corso non sapevo che tecnologie potessero accedere alla ricerca clinica, sono onesto con tutti voi, quindi pensavo che, diciamo, la vita del tecnologo fosse soltanto appunto, il laboratorio, ma non la ricerca clinica. Beh, beh, noi in azienda siamo quasi tutti biotecnologi, quindi ti dico, biologi o biotecnologi? Vai, Francesca. No, anch'io devo dire, avevo un'idea generale del mondo della ricerca clinica, però ovviamente poi facendo il corso, entrando così nel dettaglio, ho veramente capito se poteva essere una cosa che faceva per me oppure no. Soprattutto il fatto che io mi sono appena laureata e sì, ho cominciato a fare un'esperienza di laboratorio che a me personalmente piace, perché comunque il laboratorio mi piace, però non ero sicura, ecco, di voler continuare quella strada e questo corso mi ha dato un'opzione,
un'altra possibilità di scoprire nuove cose e di capire se cosa poteva andare bene per me di più. E sono sincera, penso lascerò la strada dell'università, del laboratorio per provare a entrare nel mondo della ricerca clinica. Quindi sicuramente a livello di idee mi ha molto molto schiarito le idee, ecco. Quindi, e poi, come diceva Cristina, sono d'accordo su tutto, anche il fatto di avere le lezioni da poter risentire, magari un dubbio, una cosa, riascolti, vai a rivedere, i lavori di gruppo, c'è stato, nel nostro gruppo per esempio c'è stato anche un, penso anche negli altri, cioè un scambiarsi le proprie esperienze, cioè per esempio Manuela, che lei già farà study coordinator, ci ha aiutato un sacco a capire, ragazzi, quando sono le SIV, se solitamente succede questo, quindi è anche stato un confronto molto, molto interessante. E quindi sì, anch'io contentissima di averlo fatto. Grazie. Qualcun altro si vuole aggiungere? Io solamente una cosa, che ovviamente condivido in tutto quello che hanno detto gli altri. Quindi c'è, cioè, il valore aggiunto probabilmente è stato anche di farlo online, è stato anche il fatto di toccare con mano quello che ci avete spiegato tu e Carla, perché comunque, cioè, facendo la residenziale, almeno per quanto mi riguarda, dato che io ero proprio a zero al quattro su ricerca clinica, probabilmente mi sarebbe rimasto un attimo messo lì così, quello in teoria, cioè nel senso, ovviamente ho capito tutto quello che mi avete spiegato perché siete stati chiarissimi, però applicare quello che ho imparato è, diciamo, il valore aggiunto. E anche se siamo stati in smart working, comunque sembrava di stare in una stanza, anche se magari all'inizio un attimo più timorosi di attivare il microfono e farti la domanda in diretta, poi comunque, cioè, ci abbiamo un attimo anche preso gusto, secondo me. Quindi bene, grazie anche a te, Marta. Posso aggiungere una cosa, Stefano? Certo. Ovviamente Andrea, avendo fatto questo corso l'anno scorso, mi aveva spiegato comunque che le lezioni erano comunque magari tutto il giorno e quindi tutte insieme avevi tutte le informazioni che abbiamo avuto in un mese, tutte in una settimana. E il fatto anche di avere lezioni più divise, cioè avere dei giorni e mezzo in cui potersi riguardare la lezione, avere il tempo di metabolizzare le informazioni, secondo me è molto utile anche questo. Io volevo aggiungere qualcos'altro? Sì, Stefano, volevo aggiungere, diciamo, che nonostante venendo da un mondo completamente differente, nonostante l'età differente da questi giovani ragazzi, tu ci trasmetti una carica, una positività incredibile, e anche le cazziate fanno bene. A me la cazziata oggi mi ha fatto benissimo. E quindi volevo ringraziarti e ringraziare anche i tuoi collaboratori, che sono veramente bravissimi, efficienti, ci hanno aiutato in tutto. Grazie Stefano. Grazie anche a Stefano. Volevo ringraziare te, Carla e la Laura, perché è stata lei che mi ha indirizzato, quindi sì, sono molto contenta di aver fatto questo corso. E spero veramente sia un trampolino di lancio. E volevo anche ringraziare ovviamente tutti i ragazzi, no, che hanno partecipato a questa sessione, e soprattutto le ragazze del gruppo 3, che sono state fantastiche. E abbiamo deciso anche di incontrarci, no? E niente, grazie di tutto.